Ho capito che a Leonardo X non piaccio proprio, soprattutto non piace proprio la mia voce. E questo capisco, ne ho anche fatto un video. Però sa che io sono un ottimo neurologo. Come faccia a saperlo e ad averlo sperimentato non lo so. Dove invece ha sperimentato è che sono un pessimo lettore. Che tedio! Tutti quanti con la mia voce monotona quanto triste, assassinando i capolavori della letteratura. E si ostina a farmelo notare. Sono consapevole di non essere un attore nato, di non essere un lettore, come dire, rinomato. Leggevo certi commenti a proposito di certe interpretazioni pianistiche di Ramin Barani. Pianista, è stato in qualche modo definito giornalisticamente il più grande interprete del mondo di Bach. È chiaro che se uno si propone in quel modo, il più grande interprete del mondo di Bach, è chiaro che chi lo sta a sentire vuol capire cosa fa, chi è, come si manifesta il più grande interprete del mondo di Bach. E allora se andate a vedere i commenti sul suo sito troverete che c'è una tendenza a distruggerlo, perché in realtà non è il migliore interprete di Bach. Però, insomma, sa anche suonare, è criticabile, ma è giusto che lo si critichi nel momento in cui uno si propone in quel modo, o lascia che lo propongano in quel modo. Ma io non mi sono mai posto, non ho mai voluto pormi come un grande interprete di letteratura, o dico, io leggo. Leggo da dilettante, da autodidatta. Leggo come so leggere, cercando di dare a quello che leggo il senso che mi viene più spontaneo, che mi nasce naturale. Lo faccio anche per un'esigenza intima. Come diceva Rilke, insomma, no, tu fai qualcosa, nel caso di Rilke era scrivi poesia, quando la senti come una necessità che ti viene da dentro, come un qualcosa alla quale non puoi rinunciare, senza della quale è come non potessi vivere. Ecco, a me piace leggere ad alta voce e mi piace anche postare le mie letture nel momento in cui queste letture possono risultare utili. Non sono le letture migliori possibili al mondo. È chiaro che ci sono lettori migliori di me e li posto quando ne trovo, quando trovo un libro letto bene, lo posto volentieri, letto da altri, in modo che si senta anche il confronto tra un lettore professionista, che è pagato anche per fare questo, evidentemente, o che si fa pagare o che vende, rispetto a quello che faccio io, che è una pura attività dilettantesca. Quindi io mi pongo semplicemente come un dilettante, non voglio insegnare niente a nessuno. Se questo poi è un servizio, meglio. Cioè, voglio dire, se alcuni sono arrivati ad amare certi libri, pur avendoli sentiti leggere male da me, ben venga. Insomma, mi lascia la soddisfazione di avere fatto qualcosa per qualcuno, anche di molto semplice, di molto banale, però insomma, una specie di servizio. Però insomma, è inutile che Leonardo si ostini a farmelo notare, che nell'ultimo suo commento scriva una voce proveniente dall'ecatombe e che mi suggerisce che Leonardo non ha ben confidenza con certe parole, forse voleva dire oltretomba, ma ecatombe, insomma, una voce proveniente dall'ecatombe, mi sembra perlomeno improbabile, caro Leonardo. E poi papa si scrive senza l'accento sulla A, se no è papà. Ma Leonardo X poteva essere stato un papa, non un papà. A parte questo, però Leonardo pone un problema interessante, secondo me, per essere spunto di riflessione che io volevo fare in questo video. Appunto, dice, Walter Zanardi ha svolto la professione di neurologo tutta la vita passata e suppongo tu fossi un bravo professionista.
questa è una sua supposizione, perché io non lo so, sono un bravo professionista, ho fatto del mio meglio. Adesso ti sei proposto come lettore di stupende opere, ma credimi, te lo dico con affetto, non con cattiveria, non ne sei all'altezza. Puoi continuare pure se ti piace ad essere incensato, ma ne sei proprio sicuro che i giudizi positivi che ricevi siano sinceri e obiettivi? E questo è un problema, no? Perché essere all'altezza mi fa riflettere sul fatto che se quando facciamo qualcosa, e facciamo qualcosa in un luogo come questo, in un luogo come questo in cui ognuno da casa sua può decidere di fare qualcosa e di postarlo, non c'è il filtro che c'era per arrivare in televisione, in luoghi pubblici, insomma, no? Lascia al dilettantismo, all'iniziativa personale il massimo di spazio, così dovrebbe essere, no? Allora, se uno si propone con modestia, come un dilettante, è chiaro che fa quello che può e lo fa nei limiti di quello che sa fare. Se non si pone con superbia, con la pretesa di essere un grande interprete, un grande lettore, un grande attore, che so io, è giusto che uno fa quello che sa fare e sia giudicato semmai per quello che fa, per il risultato che ottiene, sempre rispettando il fatto che non si dà delle arie, insomma, che quindi è un risultato da dilettante. E si può essere all'altezza o no. Allora, a questo punto quello che conta è il risultato. Perché se aspettiamo di essere sempre all'altezza, cioè di essere i più grandi, quelli che fanno le cose meglio, vuol dire che il fare in generale, insomma, no? Il fare delle fotografie, il fare un video, viene il leggere una poesia, insomma, no? Alla fine viene delegato soltanto a un'elite molto ristretta, soltanto pochi sanno fare veramente, pochi che hanno studiato tutta la vita, insomma, no? Perché poi in mezzi come questi il confronto è immediato subito con i massimi, con quelli che fanno meglio al mondo, no? Se io metto un video in cui suono il pianoforte qui, immediatamente il confronto è fatto con i più grandi pianisti del mondo, e allora è chiaro che io scompaio, ma non pretendo già in partenza di confrontarmi con loro. No, loro hanno una carriera, uno studio, hanno fatto nella vita solo quello, io lo faccio per hobby. Se l'elite soltanto deve essere delegata a fare delle cose, tutto il resto perde valore, perde senso. Ed è a questo che dobbiamo puntare, punto di domanda? O invece non possiamo dare o cercare di dare spazio, come ho sempre sostenuto, e non solo per me, ma al dilettantismo, possibilmente al buon dilettantismo, cioè a quelli che non sono il massimo, ma che fanno del loro meglio e ci fanno vedere come possono essere fatte le cose con dignità. E quindi, insomma, ampliare lo spettro, la sfera, la popolazione che può accedere a un determinato modo di comunicazione e quindi offrire anche una gamma più vasta di prodotti. Magari non saranno prodotti realizzati nel modo eccezionale, ma anche qua è bello a volte vedere quello che succede dal punto di vista dilettantesco. Ci fa capire meglio anche come avviene la realizzazione di certe cose. Poi continua pure se ti piace ad essere incensato. Io non sono incensato. No, non mi sembra. A volte ricevo dei commenti positivi, a volte per fortuna ne ricevo meno di negativi. Insomma, quelli negativi mi insistono sempre sulla voce triste, monotona, queste cose qua. Insomma. Cosa su cui potrei avere anche da ridire, ma insomma, così, insomma, ad alcuni non piace la mia voce, l'ho già detta. Ma non mi pare di essere incensato. Insomma, alcuni mi manifestano gradimento, alcuni ti dicono che in realtà questo lavoro che fai gli è servito non perché hanno sentito la lettura splendida, ineguagliabile, ma perché magari attraverso la tua lettura hanno conosciuto un'opera che altrimenti non avrebbero conosciuto o hanno potuto godere di quell'opera
facendo altre cose, stirando un paio di pantaloni o lavando la cucina e ascoltandola. E tutto sommato questo fa piacere di dare un'opportunità. Anche chi legge per i ciechi, no? Spesso non sono molti lettori che leggono anche su Liber Liber, che leggono da tante parti. Producono audiolibri, ma non sono dei grandi lettori, sono dei dilettanti, insomma, potremmo trovare anche lì voci sgradevoli, trovare anche lì difetti, però in realtà svolgono un servizio, danno la possibilità, l'opportunità ai ciechi di accedere a determinati testi a cui altrimenti non potrebbero accedere. E questo comunque è un servizio che si dà. Perché bisogna distruggerlo? E poi, sei proprio sicuro che i giudizi positivi che ricevi siano sinceri e obiettivi? Io non lo so, ma siccome non li chiedo, e siccome questi giudizi positivi che ricevo quando ci sono, non sono richiesti e non sono scambiati, cioè chi dà dei giudizi su quello che faccio, chi scrive dei commenti, in realtà non è che ne ha in cambio da me chissà cosa, insomma, no. Non è un do ut des. Non ho mai fatto l'operazione di chiedere a qualcuno di iscriversi sul mio canale e in cambio io mi iscrivo sul suo. Non sono questi giochini, insomma, ognuno è libero di scrivere dei commenti. Se qualcuno scrive un commento, visto che è libero di farlo, visto che in cambio non ne riceve niente, penso che lo scriva in maniera sincera. Se poi non è sincero, sono problemi suoi. Ma se anche così non fosse? Cioè, se anche non fossero sinceri obiettivi, qual è la differenza? Beh, io non credo di montarmi la testa su questa cosa qua. Se sei un pianista dilettante che si esibisce in una sala e alla fine riceve un applauso, mettiamo che lui non sia il più grande pianista del mondo, no? È un dilettante, però riceve un applauso. Si deve proprio porre il problema se la sua esecuzione è stata la migliore possibile, confrontabile con quella di Michelangeli, di Sokolov, di Glenn Gould. Oppure non si deve accontentare anche di quell'applauso. Magari qualcuno ha applaudito così perché applaudivano gli altri, per pura formalità, per non far vedere che stava fermo con le mani. Però, insomma, se io fossi quel pianista dilettante e ricevo un applauso nella sala, insomma, comunque mi farebbe piacere. Che importanza ha sapere che la mia esecuzione, quando lo so già in partenza, non è quella di un Michelangeli? Lo sapevo già, non mi sono presentato come Michelangeli, no, mi sono presentato come Walter Zanardi, dico un nome tanto per dire. Ti fa piacere quell'applauso, come ti fa piacere, anche se non sono sinceri obiettivi, cosa vuol dire essere obiettivo? Non avere gli strumenti per dire, per valutare una cosa nella sua qualità, più. Qui si entra molto nel relativismo. La questione del gusto è una cosa. È chiaro che ci sono dei dati tecnici che sono inoppugnabili, no? Ma quelli, quando si giudica quelli, come dire, si va sempre nel professionismo, si giudica qualcuno che si propone come professionista in quel campo. Per quello che riguarda il dilettantismo, diciamo così, che i dati tecnici, no, così, sono meno importanti. Spesso nel dilettantismo quello che conta è l'animo, è l'anima che ci sta dietro, quello che ci si mette nel fare le cose. Più che i dati tecnici, più che la perfezione assoluta, no? Possiamo chiamarlo con una parola banale, il sentimento. Ecco, allora, insomma, a volte nel dilettante è il sentimento che può prendere, che può convincere, al di là del dato tecnico. Poi anche quello non è del tutto trascurabile, ma è meno importante. Nel professionista, invece, se non c'è il dato tecnico. Insomma, nel professionista, se il professionista facesse una cosa come ha fatto Leonardo X, scrivendo papà
per dire papa con l'accento, ecco, si squalificherebbe già in partenza, no? Se scrivesse dalle catombe invece che dall'oltretomba, beh, quello non lo starebbe più a sentire nessuno. Ma nel dilettante la cosa è meno importante, si può scivolare, si può lasciar perdere una imperfezione tecnica, una svista, un refuso. Si può lasciar perdere. Si va all'animo. E allora questo dilettante, questo che si propone, che si pone, che fa qualcosa che ci serve, punto primo. Quindi lo possiamo usare a nostro beneficio. Due, in questo che fa? Ci mette qualcosa di suo, ci mette un po' d'anima, ci trasmette qualcosa che possa avere a che fare con un'emozione? Sì o no? Beh, se questo c'è, a me basta. E a voi?